diciamo che è così già da un bel po' in questa città, bisogna chiarire dove sta l'avversario e sicuramente l'avversario dei cittadini non è l'ente locale, bisogna anche capire cosa può fare l'ente locale insieme ai cittadini e non abbiamo la possibilità, non siamo stati coinvolti di intervenire in questo negoziato, cosa possiamo fare insieme e lo stiamo verificando con questo ciclo di incontri da qui al 10-11 dicembre che è prevista la firma, provare a impedire in tutti i modi questo accordo che è scellerato per la città di Taranto e mettere le basi per un futuro diverso dell'Ilva. Noi non conosciamo i dettagli del piano che Invitalia sta definendo con ArcelorMittal, quel piano che prevede ancora gli altiforni, che prevede ancora 8 milioni di tonnellate, che non prevede la valutazione del danno sanitario e nessun altro ristoro per la città, ci trova assolutamente contrari. Se c'è la possibilità invece di andare verso una decarbonizzazione completa, verso un mix tecnologico, anche con un accordo di programma di medio e lungo periodo, noi ci stiamo a ragionare fino all'ipotesi della chiusura dell'area a caldo. È chiaro che nel mezzo ci sono tante problematiche, comprese quelle degli esuberi, comprese le questioni che tecnicamente si possono fare e l'utilizzo dei fondi europei, del recovery, anche per queste operazioni. Cercheremo di capire dal governo se sia possibile parlarne con loro in serenità, altrimenti immagino che nei prossimi giorni salirà l'intensità anche della protesta di questa città.